70 anni e più di distanza da un evento tragico, come leggere la storia oggi con i nostri occhi, con la nostra storia? Diciamo che è stato un evento che ha segnato il nostro paese, i nostri cittadini. È stato difficile farci raccontare questo evento tragico, bruttissimo, dagli occhi di chi li ha vissuti. Ed è stato proprio questo, riportare la storia al presente, a far capire a noi giovani di Buccino, alla nostra comunità e anche diciamo a tutto il resto del mondo gli orrori di una guerra, di bambini trucidati dagli alleati, da chi ci doveva salvare, da chi ci doveva tirare fuori dalla guerra, dalle difficili vicende della guerra. Sono stati proprio loro ad aver distrutto una generazione della nostra comunità, questi bambini che nulla avevano a che fare con la guerra, che nulla conoscevano della guerra, dei motivi che avevano scatenato questa terribilissima vicenda. Ed è proprio per questo che dobbiamo ricordare, raccontare e cercare di insegnare l'orrore della guerra, che distrugge soprattutto chi nulla ha a che fare con la guerra. Ora la medaglia alla memoria, anche se serve a poco. Sì, è vero, servirà a poco, però servirà ad inorgoglire quelle persone che hanno deciso di aprire la loro mente, i loro ricordi e di trasmetterli a noi. Non sarà stato semplice. Invece dico di sì, è stato semplice perché si tratta soprattutto di un testo e di un lavoro che rientra in quello che comunemente definiamo il teatro di narrazione. Essendo un teatro di narrazione dove è presente un solo attore in scena e con le qualità che ha Claudio Lardo, quindi mi è diventato facile metterlo in scena proprio perché mi sono appoggiato molto sulle capacità artistiche di Claudio. È uno spettacolo come impianto proprio scenico e registico multimediale, perché abbiamo sia musica, abbiamo degli innesti video e dei momenti particolari che entrano in azione in determinati momenti, e questo per rendere, diciamo, non pesante il tutto e mantenere un ritmo di uno spettacolo che non diventi pesante, che sia fruibile a tutti, dai giovani ai meno giovani. Cosa narra? Allora, il Padrone di Pezza narra una storia vera che è stata portata alla luce per la prima volta da Enzo Landolfi, scrittore e giornalista salernitano, in un articolo uscito su una testata salernitana e poi ripreso in un libro che è Vita in gioco, scritto da Enzo Landolfi, che è una raccolta di racconti, di articoli, e racconta una storia, una brutta storia, 70 anni fa, esattamente 70 anni fa, il 16 settembre del 43 a Buccino, che siamo in piena seconda guerra mondiale, a pochi giorni dall'armistizio dell'8 settembre. E quindi il 16 di settembre viene una grande colonna di tedeschi in ritirata, che batte in ritirata perché è incalzata dagli alleati, e gli alleati, sorvolando Buccino, pensando di trovare ancora i tedeschi che erano già passati via, e mitragliano senza un'apparente ragione, ammesso che ci sia una ragione in una guerra, e mitragliano 14 ragazzini fra i 7 e i 14 anni che giocavano a calcio, che giocavano in particolare sulla piazza del paese. Questa è una storia che non si è mai veramente sentita, mai saputa, a parte questi scritti di Enzo Landolfi, ed è una storia che si può scrivere nemmeno quella brutta espressione che si usa, il danno collaterale. Non è un danno collaterale, il danno collaterale è quando io in una logica per quanto perversa, ma in una logica bellica, cerco di colpire un obiettivo militare e colpisco dei civili intorno. Lì è stato proprio un orribile tiro al bersaglio, per carità, nessun revisionismo storico, noi ringraziamo sempre gli alleati che ci hanno liberato dal gioco nazifascista e i partigiani, però dopo 70 anni, insomma, raccontarlo, noi non poniamo solo delle domande, ci chiediamo perché e raccontiamo una storia, basta, una brutta storia. Storia che è diventata spettacolo, quando vi sarà il debutto? Una storia che è diventata spettacolo, è diventato un monologo di teatro di narrazione per quanto riguarda la forma, diciamo, di spettacolo, quindi c'è un solo attore in scena, io che racconto per un'ora e venti
racconto anche in alcuni punti anche divertente, se vogliamo, perché poi si racconta della vita del paese che scorreva più o meno tranquilla, salvo poi gli ultimi ovviamente mesi di tragedia. E ha debuttato già in realtà in anteprima proprio a Buccino il 14 di settembre, quindi esattamente 70 anni dopo, il 14 due giorni prima perché era sabato, e poi c'è stata una prima, diciamo, a Roma sabato e domenica, e adesso l'8 venerdì, quindi l'8 novembre a Salerno al Teatro delle Arti alle 21. E ci sarà anche la medaglia d'oro del Senato per lei. Sì, questa è una bella notizia che abbiamo avuto proprio in occasione delle date romane. E sarà consegnata la medaglia della Presidenza della Repubblica alla memoria dei 14 ragazzini nelle mani del sindaco, e a me la medaglia del Senato, ad Enzo Landolfi il premio di rappresentanza della Regione Lazio, in occasione di un evento che si farà poi il 26 novembre nella Sala Capitolare a Roma, in Piazza della Minerva, in un palazzo del Senato.